Buonasera e bentrovati in Fatti Nostri. Un altro omicidio in famiglia con un marito che uccide la moglie e poi si spara. Una tragedia scoperta dai giovanissimi figli al ritorno dalla scuola in un contesto di violenza che tutti conoscevano ma che nessuno purtroppo è riuscito a fermare, pensando sicuramente che tutto si esaurisse sempre con quegli eterni litigi. E poi l'insediamento del nuovo governatore regionale e del nuovo governo Veneto, avvenuto a tempo di record, anche se non senza polemiche, ma soprattutto tante storie di coraggio, di sensibilità, di solidarietà che ci fanno capire come la disabilità non possa più essere considerata semplicemente come un limite. La vita riserva spesso amare sorprese, ma dalla malattia che segna definitivamente in tanti casi la propria vita ci si può anche riscattare. A quali condizioni? Ne parleremo nella parte centrale di Fatti Nostri di questa sera, anche con tre ospiti che vi presento subito, che sono la dottoressa Eleonora Sale, neuropsichiatra infantile dell'unità operativa complessa dell'URSS 16 di Padova, e poi il professor Antonio Battistella, che è direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile, è lunghissimo il nome, e adolescenziale dell'URSS appunto 16 di Padova. E poi Rosita Xillo, della stessa unità, terapista della riabilitazione. Grazie per essere qui con noi, li sentiremo fra poco proprio parlando di disabilità. Questo è il sommario di questa puntata di Fatti Nostri, fatti che abbiamo scelto per la puntata di questa sera, di cui ci occuperemo tra pochissimo, subito dopo questa breve pausa pubblicitaria. Due colpi di pistola hanno brutalmente messo fine a quasi 30 anni di vita passata insieme, con inevitabili litigi diventati più frequenti negli ultimi tempi. Rino Costantin, di 56 anni, una guardia giurata veneziana, ha ucciso mercoledì sera con un colpo di pistola a secco alla testa la moglie Elsa Stellato, di 48 anni, e poi si è suicidato. È accaduto nella campagna di Altino, in provincia di Venezia, a una manciata di chilometri dall'aeroporto veneziano di Tessera. A scoprire i cadaveri, due dei 10 figli della coppia di 7 e 8 anni che stavano in cortile e che sono accorsi sentendo gli spari dalla casa. Un rito simile a troppe tragedie, purtroppo, tragedie come queste, ma in questo caso è una vicenda che ha i contorni di una tragedia annunciata, per scongiurare la quale però nessuno ha voluto o potuto fare nulla. Ce la restituisce con le testimonianze raccolte all'indomani del delitto Giulia Salmaso. Non tutte le tragedie sono uguali. Quella di Elsa Stellato, 47 anni, uccisa da un colpo di pistola alla nuca dal marito Rino, che poi ha rivolto l'arma contro se stesso, è più crudele e inutile delle altre. Più terribile perché tutti sapevano, tutti vedevano, non da un giorno ma da 13 anni, le urla, le botte, le violenze e la coercizione continua di un uomo per cui oggi tutti hanno solo una definizione, un padre padrone. 10 figli e un matrimonio portati avanti per un percorso blindato, fatto di solitudini, paure, costrizione di altri tempi e maltrattamenti, che sono culminati con l'omicidio e suicidio qui, nella loro casa ad Altino, nel veneziano. A trovare padre e madre riversi nel sangue, i bimbi più piccoli, di 6, 8 e 10 anni, appena tornati da scuola. Lui era veramente un padre padrone, però gli unici interessi erano il lavoro, il lavoro, il lavoro. E aveva un carattere cattivo, ma non pensavo che facesse tutti i qua per i genitori, così, anche con i bambini bastonarli, anche la moglie quando era incinta la spingeva, la dava i botte, ai bambini spaccava la testa qua con la Bahia, piede, perché non li ascoltava. Era un urlo continuo, un minimo errore, cosa? Botte. La sentivate anche da qua? Ah sì, li vedevamo. No? Lui, praticamente i bambini quando tornavano da scuola dovevano rientrare subito, non avevano il permesso di giocare con i nostri bambini, non avevano il permesso neanche per dirti di fare una chiacchierata con la mamma.
Niente, assolutamente niente, perché sennò loro avevano proprio il timore di prendere le botte da suo padre, perché loro quando facevano questa curva qua praticamente andavano via a testa bassa, proprio avevano paura di tutto. Sta di fatto che quando lui era molto arrabbiato li metteva in castigo, li faceva dormire sulle stalle. Hanno denunciato il fatto, hanno denunciato delle percosse che aveva la moglie, tutte queste cose qua. Però purtroppo, purtroppo, la gente di competenza non veniva mai a vedere. Cercavamo di aiutarla tutti quanti, lei stessa, ad affrontare questa situazione, cercare, da come ho capito anche sua sorella gli diceva, hai un uomo, cioè non hai un uomo in casa, hai la parola giusta, un cadavere. Una vita di litigi, un amore malato, Elsa e Rino, tutti e due impiegati nella vicina valle dell'armatore Giancarlo Zacchello. Lei subiva e si occupava della casa degli 8 figli che ancora vivevano con loro, lui perso per il giardino e le sue api. Secondo la squadra mobile che sta indagando sul caso, a far scattare il raptus omicida sarebbe stato proprio un attrezzo da apicoltore che non era al suo posto. Ha preso una delle due pistole che teneva in casa e ha sparato. Un colpo per la moglie, uno per sé. Nessuno ha sentito niente, ma quando è arrivata la polizia fuori dal civico 43 di via Sant'Eliodoro, tutti hanno capito cosa era successo. E oggi chi può, chi c'era, si domanda se poteva fare qualcosa per evitare questa ennesima tragedia familiare. Sono 24 ore che me lo chiedo. E se lo chiedono tutte le persone, tutti gli operatori. Sicuramente io potevo parlare di più con Rino. Ho sbagliato perché ho parlato soprattutto con la Elsa e ho lavorato soprattutto con la Elsa. E quindi con Rino io ho provato per anni e anni a parlare, e poi il muro che lui presentava, è vero, davanti a questo mi sono arreso. Adesso la comunità si stringe attorno ai 10 figli, soprattutto ai bimbi, che hanno visto tutto, che negli occhi hanno ancora una scena che li perseguiterà per sempre. Tutta Altino ha parlato con loro. Non ho parlato io, sì, siamo stati lì insieme. Sono solo dentro a un grande trauma. Terribile. Ecco, i più adulti hanno detto a voce alta: vogliamo rimanere uniti, vogliamo rimanere una famiglia unita. Questo l'hanno detto ieri sera. Abbiamo scelto di presentarvi questa vicenda così, semplicemente, senza commenti particolari, salvo quelle dei testimoni di chi era lì presente. L'unico commento, credo che vale la pena fare, è quella domanda che si pongono in tanti oggi. Era possibile fare qualcosa di più? Credo sia una domanda che vale la pena porsi prima che accadano fatti di questo tipo. E naturalmente non resta che un augurio, che era quello di Don Gianni Fazzini, che questi figli possano continuare a rimanere uniti, a trovare il coraggio di voltare pagina nella loro vita, anche se non sarà facile, perché accanto alla difficoltà di elaborare un dolore che è enorme per tutti e soprattutto per dei ragazzi, qui c'è anche, ci sono da elaborare anche tanti anni di violenze familiari e c'è da elaborare questa terribile scoperta dei genitori in una pozza di sangue. Intanto noi voltiamo pagina, parliamo di politica. È iniziata con un record la settimana politica della Regione Veneto, la prima in Italia ad avere il governo al completo dopo le elezioni di fine marzo, che hanno consegnato la Regione nelle mani dell'ex ministro dell'Agricoltura Luca Zaia, ricevendo dalle mani del segretario generale della Regione la copia del verbale della elezione a presidente. Martedì mattina Luca Zaia si è ufficialmente insediato a Palazzo Balbi, con una giunta al completo sui cui nomi comunque si è aperta una polemica. E ci racconta tutto Cristina Pagnini in questo servizio. Lì
L'insediamento non poteva che essere innaffiato con spumante trevigiano, Bisol di Valdobbiadene, per festeggiare l'ingresso ufficiale a Palazzo Balbi del nuovo governatore del Veneto, Luca Zaia. Circondato da decine di fotografi e giornalisti, quello che è stato chiamato spesso il Golden Boy del Carroccio ha confidato che è questo il momento più emozionante di tutta la sua carriera politica, perché qui, ha detto, si sta per scrivere una pagina di storia, quella delle riforme e del federalismo fiscale. Ne ho parlato anche con il capo dello Stato, mi posso attribuire questo passaggio, visto considerato che ormai non è più un mistero, ne ho parlato nel colloquio anche privato, della necessità di spiegare ai cittadini, non ai veneti, ma ai cittadini in generale italiani, che autonomia non è in contrapposizione con unità. Questo lo dice la nostra Costituzione, è bene che si finisca di dire che il movimento federalista è un movimento centrifugo, cioè che scappa da Roma. Non è assolutamente vero. L'unità nazionale si ottiene dando autonomia ai territori, questo lo dimostra la storia. Dove si sono date risposte alle comunità locali, si è avuta aggregazione, dove non si sono date si è avuta ovviamente difficoltà gestionale, si è avuta frammentazione. Eletto con oltre il 60% dei voti, il governatore ha assicurato che sarà un presidente a servizio di tutti i veneti, anche di chi non l'ha votato. Per me la campagna elettorale finisce il giorno dello spoglio e quindi il giorno della fine della campagna elettorale, cioè non è che si può continuare amministrando pensando alle fazioni. Assolutamente no, io sarò il governatore di tutti i veneti, dei 4.882.000 veneti, ma non c'è alcun dubbio, chi ha conosciuto le mie amministrazioni sa benissimo che io ragiono così. Del resto ho fatto a volte delle scelte controcorrenti che anche i miei compagni di viaggio non si aspettavano in passato. Le polemiche però sono già cominciate, a partire dalle nomine degli assessori e in particolare dalla scelta di affidare la delega più importante, la sanità, a un geometra, il veronese Luca Coletto. Un'assegnazione contestata dai medici per voce del segretario della CIMO, la prima sigla della categoria, perché non basata, dicono gli operatori del settore, su competenze tecniche. Io credo che questo sia molto relativo, del resto il tecnico, il medico ha un approccio appunto medico con evidentemente i pazienti, i fruitori della sanità. L'amministratore, insomma, non è obbligatorio che sia medico, visto e considerato che ha uno staff di tecnici, di specialisti che devono seguire appunto la parte tecnica. L'amministrazione è altra cosa ed è affare appunto della giunta coordinata dal presidente Zaia. Con l'eccellenza della sanità veneta è un ritornello che sentiamo sempre, però si può migliorare. Lei da dove comincerà? Ma guardi, innanzitutto con la conoscenza e con l'aiuto di tutti quanti, i medici, ad iniziare dagli ospedali, dall'USL, i sindacati, perché no? Perché sono quelli che hanno appunto, mettono in luce quelle che sono le problematiche del personale e quant'altro. Quindi un approccio, una conoscenza innanzitutto, finalizzata a pianificare per riuscire a gestire e a migliorare se possibile quella che è la sanità del Veneto, comunque sia, dato delle risposte eccellenti a livello nazionale e oltre. Dal canto suo Zaia rivendica la scelta e rilancia la sfida, chi critica i miei assessori dice critica me. Nella squadra comunque spiccano anche volti noti, uno su tutti, quello della vicentina Elena Donazzanna, che mantiene le deleghe al lavoro, alla formazione e all'istruzione e svela quali sono oggi le priorità. Su tutti c'è una indicazione che ha dato il Presidente nelle primissime uscite, e cioè le tre priorità saranno il federalismo ovviamente, scuola e lavoro. Sul tema del lavoro in particolare è stato dato a me nuovamente l'assessorato perché non si perdesse un solo giorno di lavoro da parte dell'amministrazione. Le prossime scelte dovranno essere anche quelle di andare verso un federalismo di attuazione del 116, che è quello della riforma della scuola, che noi già in parte avevamo scritto e che oggi diventa la priorità perché lega in modo molto stretto il mondo del lavoro con il mondo della scuola. Questa è una scelta in continuità con l'amministrazione che abbiamo appena chiuso e con quella che si va aprendo. Insomma, il momento è delicato e riportare il Veneto alle performance di qualche anno fa richiederà impegno, onestà e determinazione. Il nostro augurio però è che la politica non si esaurisca con la sola economia e tenga a mente che il benessere di un territorio si misura anche dal sorriso di chi lo abita. Che c'è da dire? Tanti auguri naturalmente al presidente Zaia e al suo governo, tanti auguri ai veneti. Ci sono 5 anni importanti davanti, è una bella sfida con tanti problemi e noi intanto veniamo al tema che abbiamo scelto come centrale questa sera, centrale di fatti nostri, proprio perché è un fatto che riguarda tante persone ed è il fatto su cui interverranno anche i nostri ospiti di questa sera. Allora, lo cominciamo
con una storia, una storia che parte da Mogliano Veneto, dove la chiamano tutti Bebe. La sua è una storia tragica, ma non è una storia triste. L'abbiamo già raccontata, ricorderete, qualche mese fa, è quella di Beatrice Bio, che è sempre stata una bambina vivace ed estremamente attiva, con grandi doti artistiche, sportiva, schermitrice, agonista di livello nazionale. Ma la vita è piena di sorprese. Nel novembre del 2008, all'età di 11 anni, ha contratto improvvisamente la meningite, con una terribile crisi settica che nel giro di poche ore ha devastato il suo corpo con delle emorragie interne. Ha patito, inutile dirlo, sofferenze indicibili, ha dovuto subire l'amputazione di entrambe le braccia, e però con l'aiuto della sua famiglia, del suo coraggio e dei suoi amici ha sconfitto in qualche maniera questa malattia e le sue conseguenze ed è tornata a tirare di scherma con una protesi high-tech. È una delle prime giovanissime atlete d'Europa a poter usufruire, tra l'altro, dell'arto artificiale per gli schermidori e ora sogna le Paralimpiadi. Non basta, intorno a lei è nata un'associazione che si chiama Art for Sport, fondata dalla famiglia Bio per promuovere la terapia dello sport per bambini con arti amputati e la raccolta di fondi per le protesi sportive. E sabato Art for Sport ha riempito per questo scopo lo stadio di Mogliano Veneto, dove c'era per noi Francesca Iuculano, che ci racconta che cosa è accaduto e che cosa sta mobilitando questa giovanissima ragazzina. Penso che sia l'uomo che abbia scoperto il vero senso della vita, ovvero l'amore per i propri figli e per la propria famiglia. E questa cosa è contagiosa, non ha contagiato solo il vicino di casa, le tante associazioni di volontariato e sportive che sono qua presenti, il presidente della provincia Muraro, non solo tutti questi, ma tantissime famiglie. Allora, questa è la città che vogliamo e soprattutto ricordatevi, queste protesi, perché gli altri in Veneto parliamo anche sempre di schei, purtroppo, queste protesi costano. Allora, diamo una mano e soprattutto ai ragazzi. I ragazzi devono cambiarle spesso per poter sviluppare i propri talenti. Allora, diamo una mano grossa e riusciremo a dare non solo a Bella, a tante famiglie, a tante persone, una vera opportunità per sviluppare tutte le loro capacità. E viva Art for Sport e vi lo vogliamo! Il mio grazie va a tutta l'associazione di volontariato e a questa associazione che ha saputo creare questo contesto. Migliaia di atleti, di giovani, tutta la polisportiva di Mogliano e non solo, di tutta la provincia di Treviso. Due grandi testimoni come Zanardi e la Sabrina Salerno, tanti attori, tanti la nazionale TV qui presente a Mogliano, ma soprattutto il mio grazie va a questi migliaia di spettatori che sono qua e che hanno pagato un biglietto per aiutare delle persone che soffrono in questo momento e che hanno bisogno del nostro aiuto, per cui la solidarietà a Treviso vince sempre. Questo è il secondo appuntamento organizzato dopo la Venice Marathon a quale abbiamo partecipato ed è un evento che veramente ha superato ogni aspettativa, non ci saremmo aspettati tutta questa gente. Siamo anche fortunati, abbiamo una splendida giornata e abbiamo una bella nazionale contro cui giocare, questa della Nazionale Calcio TV con dei bei personaggi che adesso vedrete, a partire dal Gabibbo che dovrebbe essere in arrivo tra poco. E speriamo che veramente sia, diciamo, la seconda iniziativa che veramente possa dar vita a un'associazione con un seguito splendido come quello di oggi. Quindi veramente speriamo di avere un futuro roseo noi e i ragazzi che riusciremo a seguire. Così dopo il successo della Venice Marathon, a cui presenziò anche il famosissimo atleta sudafricano Oscar Pistorius, Art for Sport ci riprova e fa centro. Anzi, rete con quasi 5.000 presenze sugli spalti dello stadio di Mogliano Veneto per l'attesissima partita tra la Nazionale TV e quella della città di Marca, tutto a favore dei bambini protesizzati. La storia inizia circa un anno fa, quando Beatrice, 11 anni, studentessa delle Toti dal Monte, grande sportiva, tiratrice di scherma, subisce l'amputazione di braccia e gambe a seguito di una rara forma di meningite.
Dopo mesi di sofferenze e continue operazioni, la giovane moglianese decide di cominciare una nuova vita, dove il coraggio supera i limiti, dove la disabilità trova soluzioni nella normalità di una vita che ritorna ad essere come quella di una qualsiasi ragazzina di 12 anni. Oggi Art for Sport, dopo neanche un anno dalla nascita, si propone come punto di riferimento per tutti i bambini protesizzati che vogliono continuare a trovare nello sport il trampolino di lancio per una completa integrazione nella società. È bello quando alla fine anche le cose apparentemente brutte della vita ti danno quell'esposizione che attraverso il lavoro degli altri, attraverso altre persone, poi permettono di sensibilizzare non soltanto l'opinione pubblica, ma di fare nell'immediato anche delle cose. Quello che ci si propone oggi, di aiutare Art for Sport per raggiungere gli obiettivi che l'associazione si è prefissa, e l'intervento di così tante persone che ci hanno raggiunto per applaudire e divertirsi guardando questi ragazzi giocare la partita del cuore davvero, è la cosa più bella. Bebe è una ragazzina fantastica che ha dimostrato che i problemi della vita arrivano, talvolta sono inevitabili, grandi o piccoli, per alcuni piccoli, per altri purtroppo magari un po' più grossi. Lei è stata sicuramente una di quelle che si è distinta per aver affrontato e risolto a modo suo un problema apparentemente molto grande, e tutto questo lo ha messo al servizio di chi continua ad avere bisogno, perché lei paradossalmente da oggi potrebbe ricominciare a fare la propria strada guardando soltanto avanti, invece voltandosi e guardando chi ha lasciato dietro le spalle, vuole usare, se volete, la sua popolarità, tutto quello che le è accaduto, per trasformarlo in un'opportunità per continuare a fare del bene. Bebe sta benissimo, perché settimana scorsa è riuscita, grazie a una nuova protesi realizzata per fare scherma, a fare i primi incontri. Quindi, beh, ve ne dico una: dopo gli incontri, la notte non è riuscita a dormire dalla felicità. Sono andata l'altro giorno a scherma, martedì, e sono riuscita a tirare un pochino. Ho vinto 2 su 3. E con queste protesi ti trovi meglio adesso? Sì, molto meglio. Con le altre andavo abbastanza male, perché mi facevano sempre male. Invece con queste cammino più sciolta. Sono 4.000 persone, un bel successo, hai portato qua 4.000 persone, Bebe. E infatti è bellissimo, perché stando agli spalti non si vedeva tanto, però guardando da qua è pieno di persone che sono venute per l'associazione. Bebe vuole essere l'esempio per tutti i ragazzi amputati o comunque disabili con difficoltà, che non è retorica, veramente ce la si può fare qualunque cosa succeda. Ecco, una storia, quella di Bebe, che abbiamo appena visto in questo sviluppo eccezionale, in questo stadio pieno di gente, di ragazzi, che si intreccia con altre storie che vi racconteremo, altre ve ne racconteremo appunto questa sera, che dimostra come stia radicalmente cambiando l'approccio con la disabilità. E di questo parliamo anche con i nostri ospiti di questa sera dell'unità operativa complessa dell'U16 di Padova. Grazie ancora per essere con noi. Io comincerei con lei, professor Battistella, che è direttore di questa unità, per chiederle: com'è cambiato l'approccio alla disabilità? Ecco, è cambiato l'atteggiamento, e lo sentiamo proprio, Alex Zanardi per esempio ne è un esempio emblematico, è cambiato l'approccio dei disabili, ma com'è cambiato quello degli operatori, in maniera particolare delle strutture che si occupano di disabilità? Si può dire proprio che nell'ultimo decennio abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione
dell'ottica con cui ci si rivolge al paziente e al soggetto, meglio alla persona portatrice di disabilità. Ricordiamo il vecchio modello che è centrato sulla malattia, cioè sulle parti malate, sul deficit, e in cui quindi l'approccio terapeutico era centrato sulla riduzione di quelli che erano i deficit e quindi i difetti. Questa ottica in negativo, che era riduttiva perché parcellizzava, riduceva il paziente a un insieme di dati patologici, è invece cambiata nell'approccio moderno che potremmo definire biopsicosociale, come lo definisce anche la nuova classificazione delle persone con disabilità, in cui invece viene valorizzato in un'ottica positiva la persona, non solo i bisogni ma anche i desideri, tenendo conto quindi dell'ottica sia biologica e quindi dell'approccio medico, ma anche di quelle che sono le aspettative e, perché no, le caratteristiche, e fino anche a quelle che sono la ricerca di autonomia, la ricerca di arrivare anche, appunto come abbiamo visto nel filmato, a delle punte di diciamo autonomia che arrivano fino allo sport, all'agonismo avanzato. Quest'ottica biopsicosociale ha sicuramente il vantaggio di unire i due aspetti, come abbiamo visto, ma ha anche, per esempio, quello innegabile di evitare il meccanismo di delega. Quanto tempo fa vedevamo queste madri che diventavano delle ottime terapiste, che si sostituivano alla diciamo terapia anche troppo tecnica, tanto che si può dire con una battuta che se una madre diventa una perfetta terapista, uso le parole di un mio vecchio collega maestro, il bambino diventa un orfano, perché perde, diciamo. È quindi un'ottica quella che riscatta gli aspetti positivi del paziente, che valorizza soprattutto l'ascolto e l'osservazione. Noi che lavoriamo in età evolutiva, quindi più che fare, osservare, capire, per poi meglio intervenire. Una particolarità di questo, diciamo, approccio è quello che arriva appunto al concetto di riabilitazione come adattamento uomo-ambiente. Uomo nel senso persona che è vista nella sua dignità, nella sua unicità e nella sua anche così originale e creativo desiderio di affermazione, trova nella, diciamo, rapporto uomo-ambiente, da una parte l'abbattimento delle barriere architettoniche che da tempo sono state appunto considerate eliminare per facilitare l'integrazione della persona con l'ambiente, ma soprattutto la persona si può meglio integrare nell'ambiente anche attraverso gli ausili di cui parleremo anche dopo, e che consentono una autonomia, sono un mezzo per raggiungere dei traguardi. Abbiamo visto anche nel primo filmato appunto un esempio molto bello, toccante e non raro, perché oggi ci sono tantissime associazioni sportive di persone portatrici di disabilità che sono appunto la bandiera di questa nuova ottica che ci avvicina al paziente con disabilità. Ecco, questo è un po' il principio con cui si opera, ma dal punto di vista concreto, l'unità operativa complessa che lei dirige, che cosa fa, di che cosa si occupa? Allora, noi qui a Padova abbiamo un centro di neuroriabilitazione che ha una storia vecchissima, nasce in una culla dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici ancora 40 anni fa, e via via accresce le sue competenze, il personale, divenendo oggi nell'UL 16 il centro di riferimento anche per tutti i distretti per la terapia neuroriabilitativa, in cui opera un'equipe molto differenziata e multiprofessionale che va dal neuropsichiatra infantile allo psicologo, al fisiatra e poi a moltissime figure di operatori e tecnici di riabilitazione, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, che sono coordinati fra di loro in un lavoro di equipe con altri specialisti come gli ortopedici, gli audiologi che ci coadiuvano in questo lavoro, che ci permette di seguire oltre 200 bambini
e adolescenti che hanno patologie di tipo neuromotorio e per i quali la diagnosi viene fatta sempre più precocemente attraverso l'interazione con l'ospedale e il Dipartimento di Pediatria e sempre in un'ottica globale in cui appunto la sinergia di queste diverse figure specialistiche opera con un traguardo di portare il bambino a una maggiore autonomia, a una maggiore realizzazione di quelle che sono le sue potenzialità. Ecco, un lavoro molto complesso che porta spesso a dei risultati interessanti. Lo vedremo subito dopo questa pausa pubblicitaria, un risultato, una storia, anche in questo caso, che è maturata all'interno proprio delle vostre strutture e con una testimonianza straordinaria. Ci vediamo tra pochissimo. Ecco, abbiamo visto prima la vicenda di Bebe, una storia che si intreccia con tante storie simili ormai e per fortuna. E Micaela Faggiani ce ne racconta un'altra che è maturata proprio all'interno del servizio di riabilitazione dell'ULS 16 e anche in questo caso ha un nome. È la storia di Giordano che comincia con una domanda. Che cosa ci sto a fare io al mondo? Sentiamo. La storia che vogliamo raccontarvi è quella di Giordano Fioretto, giovane di 22 anni, disabile dalla nascita, avvenuta prematuramente. È una storia di difficoltà, ma anche di ostacoli superati e di un'integrazione conquistata con forza e determinazione, soprattutto di Giordano, supportato però dalla sua famiglia e dagli specialisti che lo hanno seguito fin dai primi giorni di vita. Ed è proprio nel centro che Giordano ha frequentato assiduamente, almeno 3 volte la settimana da quando era piccolo, il servizio di neuroriabilitazione dell'età evolutiva di Via Cave a Padova, che parte questa nostra intervista. Allora, diciamo, Giordano è nato prematuramente, è voluto venire al mondo prima, diciamo, e siamo stati un pochino in ospedale, nella sezione neonatale, perché lui pesava 1600 grammi e al momento della dimissione, diciamo, il medico che mi ha consegnato la lettera di dimissione mi comunica, diciamo, una diagnosi che appunto era leucomalacia periventricolare e con questa siamo andati a casa con il nostro bambino piccolino. Però in una visione, diciamo così, diciamo positiva, ottimista che abbiamo della medicina, dei progressi e di tutte queste cose, noi eravamo tranquilli. La preoccupazione maggiore era proprio il basso peso, è tornato a casa che pesava 2 kg e quindi via a mangiare tutta birra. E quindi lui cresceva bene, era stato subito sorridente, eccetera. Io avvertivo proprio un disagio nel tenerlo in braccio, nel senso che sentivo che il suo corpo era, diciamo, piuttosto rigido e lo vivevo come una mia incapacità di tenerlo in braccio, che come un'inadeguatezza. Poi piano piano abbiamo fatto tutti gli screening, gli esami di controllo che fanno i bambini nati prematuramente e ad un certo punto, diciamo, facciamo una visita fisiatrica con il dottor Bottos e colgo in quella visita proprio precisamente per come lui si rivolge a Giordano, per come diciamo, gli dà degli stimoli e vedo la grande difficoltà di Giordano di spostarsi da prono, vedo uno sforzo che quasi quasi mi veniva da fare io al suo posto, insomma. Dobbiamo arrivare all'anno di vita per arrivare alla tappa motoria fondamentale che è il cammino, per capire, per cogliere che anche se saremmo arrivati con un grande investimento di energie e quindi è iniziato un cammino da quel momento, non più, come dire, quindi supportati dall'equipe qui di Via Cave e da altre figure educative che quindi abbiamo fatto strada insieme. Allora, intanto tua mamma è stata brava? Sì. Ha raccontato tutto giusto? Insomma. Cosa si è dimenticata?
quante cose ho fatto alle scuole materne. Mamma mia, quante ne ho fatte. Con i tuoi compagni? Anche senza compagni, ero semplicemente fuori dal bagno. E con i tuoi compagni, come i tuoi amici, ti hanno sempre accettato, ti hanno aiutato, hai avuto problemi? Insomma, perché all'elementare la relazione era molto difficile e mi ricordo che una volta i miei compagni, appena uscito fuori da scuola, mi hanno scoppiato un petardo addosso quando venivo fuori da rientro pomeridiano. E allora ho detto: cosa ci sto a fare io al mondo? Cioè, sono anche uno di loro e sono andato a casa sempre con il broncio alla gola perché non mi sapevo difendere né ancora dire quello che valevo. E adesso invece? Adesso no, vado in giro addirittura di notte con la carrozzina a fanali accesi e voglio esplorare il mondo anche di notte. E questo centro di Via dei Colli cosa ha rappresentato per te? Mi ha rappresentato la figura di Lurita, che è stata per me come una mamma. Cioè, mi ricordo la prima volta che la mamma mi ha portato qua e io avevo i ciuci in bocca e lei mi ha preso in braccio. È stata un'emozione grande per me e penso anche per Rosita. Ma poi abbiamo lavorato assieme anche con i tirocinanti e ci accordavamo assieme sul lavoro da fare con i tirocinanti e sia all'aporto noi due da soli. Non c'è mai stato una volta che non ci siamo messi d'accordo. Abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo fatto di tutto. Come Giordano, che oggi frequenta invece un CEO dalla mattina fino al pomeriggio, sono 200 i ragazzi dagli 0 ai 18 anni seguiti dal centro dell'US 16 di Padova, ognuno dei quali protagonista di un progetto di neuroriabilitazione personalizzato al quale lavorano diversi professionisti del settore, logopedisti, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, in tutto una quindicina di persone. Nei locali di Via Cave, che presto verranno sostituiti da una nuova palazzina all'interno del centro di Via dei Colli dell'US 16, ci sono ausili di ogni genere, una piccola palestra, seggiolini per i più piccoli. Un aiuto e sostegno importante per chi non ha la facoltà di muoversi adeguatamente, una vera e propria manna dal cielo per Giordano e per sua mamma, che ricordano con gioia il momento in cui è stata loro proposta la carrozzina elettrica, un vero e proprio strumento di integrazione per Giordano e di normalità per la sua famiglia. Successivamente facciamo una consulenza con Michele Bottos e Rosita e loro mi propongono la carrozzina e quello è stato un momento molto, molto forte. Sia sul piano emotivo di dire devo accettare che mio figlio non cammina, ma anche di cui sentivo un grandissimo bisogno, sia per me ma anche per lui. Quindi che, come dire, che apriva uno spazio benefico, che faceva, proprio io dicevo, faceva passare aria nella relazione. Permetteva che ognuno esprimesse delle proprie cose, insomma, io come mamma e lui come figlio, insomma. Sì, è stata a quel tempo, perché parliamo di 17 anni fa, veramente una proposta molto innovativa e la cultura riabilitativa del tempo non era ancora completamente schierata su questo fronte, però diciamo, noi ci abbiamo creduto, la nostra equipe ci ha creduto fortemente alla luce poi dei risultati e degli apporti che abbiamo avuto anche in lavori in campo internazionale che ci hanno dato delle conferme che poi noi abbiamo toccato con mano.
mano e l'abbiamo visto sui nostri bambini, sono stati i nostri bambini a darci le risposte più efficaci. E Giordano, direi, è stato il primo bambino con il quale abbiamo fatto questo tipo di applicazione e da subito le risposte che lui ci ha dato sono state efficacissime. Sono quello strumento che cominciano a preparare la separazione mamma-bambino e quindi favoriscono proprio il processo di separazione individuazione, no? Qualcosa di utile, qualcosa anche di esteticamente bello, perché ultimamente noi ci stiamo battendo proprio perché l'ausilio non sia più qualcosa di utile, efficace e magari un po' sgradevole alla vista, ma sia qualcosa di molto bello. E a parte questo, dà modo poi al bambino e al ragazzo, diciamo, di bypassare, come è stato nel caso di Giordano, i suoi limiti fisici, le sue difficoltà fisiche ed avere comunque la possibilità di fare delle esperienze di vita estremamente importanti, improrogabili, perché l'esperienza dello spostamento, dell'esplorazione, della conoscenza sono esperienze che tutti i bambini devono fare. Quando la mamma mi ha detto che non avrei mai potuto camminare, questo è stato un momento particolarmente forte, che mi ha fatto dire: ma io cosa ci faccio al mondo? Cosa sono inutile per i disabili, sia anche per i ragazzi che mi stanno attorno, ma sono inutile. E invece adesso ogni giovane che mi incontra mi dice: ciao Giordano, come stai? Grazie per quello che ci sei anche ai campi scuola. Tutti mi dicono: Giordano, tu sei l'anima dei nostri campi scuola. E invece io dico: siete voi la mia vita. Allora Giordano, oltre alla carrozzina, tu usi anche tantissimo il computer da molto tempo. Questo ti è servito molto? Tanto. Sia per relazionarmi con i miei amici tramite Facebook, oppure mi ha insegnato a scrivere meglio, a usare dei programmi che neanche la mamma sa usare, tipo PowerPoint, Excel, costruire siti internet che ho imparato da poco, poi mandare mail, mandare allegati, questo ha significato per me un'altra finestra sul mondo. La testimonianza, c'è una cosa da dire e da sottolineare nel caso di Bebe prima, nel caso di Giordano adesso. Bisogna dire che davanti a dei figli straordinari come loro, dietro dei figli straordinari come loro ci sono dei genitori straordinari, ecco, questo bisogna assolutamente dirlo. Allora io vorrei riprendere con la dottoressa Sale da quel passaggio che diceva Giordano, in cui diceva: la mamma mi ha detto che non avrei più potuto camminare. Ecco, io credo che uno dei momenti più difficili, che in qualche maniera sono determinanti anche perlomeno nella prima fase di vita di una persona che si trova in condizioni o che si trova improvvisamente in condizioni come le loro, sia proprio quella della diagnosi. Allora, problema, come comunicare la diagnosi? Beh, il momento della comunicazione della diagnosi è un momento molto delicato, nel quale i medici devono accogliere la sofferenza dei genitori e spiegare loro molto dettagliatamente di che cosa si tratta e saper cogliere, però aiutare i genitori a cogliere quelle che sono le potenzialità del loro bambino. E è in quel momento che si stabilisce un'alleanza terapeutica che è fondamentale per tutto il percorso riabilitativo. L'equipe, quindi tutti gli operatori che lavorano intorno a questo bambino e alla sua famiglia, devono proprio sostenere questa genitorialità che è difficile, che è sofferta, ma che è finalizzato il lavoro alla
poter fare in modo che si stabilisca una buona sintonizzazione tra il bambino e i suoi genitori, affinché non ci siano quei sentimenti di inadeguatezza di cui parlava la mamma di Giordano, aiutarli ad affrontarli, a superare questi momenti, e perché ci sia una relazione soddisfacente per entrambi. Quando si fa un buon lavoro con la famiglia, allora anche i genitori sono in grado di comunicare al bambino quelle che sono le difficoltà, ma aiutarli anche a superarle, perché c'è comunque un sostegno, è stato dato loro un sostegno per fare questo. Certo, ecco, poi c'è un altro passaggio su cui mi vorrei soffermare, che è quello dove Giordano diceva: siete voi la mia vita, che sta a significare l'importanza anche di una rete sociale, ma ne parliamo fra un attimo, perché vorrei parlare anche di quella, così, anche frase curiosa che ha detto, ma che è emblematica, significativa in casi come questi. In qualche maniera ho ritrovato la mia vita nel momento in cui ho ritrovato la mia autonomia e vado in giro di notte con la carrozzina. Ecco, e ha sottolineato di notte, non basta di giorno, perché è il massimo dell'autonomia che è riuscito a raggiungere Giordano con molta bravura. Allora vorrei chiedere appunto alla dottoressa Xillo quali sono gli aiuti, gli ausili, come vengono utilizzati, che cosa si può proporre, che tipo di aiuto danno in questi casi, in queste situazioni? Sì, anche a me ha colpito molto l'affermazione di Giordano, no? Che riesce ad andare in giro anche di notte come proprio il massimo livello di competenza, ma anche di trasgressione, certo. Non solo di giorno ma anche di notte, come fanno tanti ragazzi. Effettivamente per questi ragazzi, in questi casi, gli ausili sono dei veri e propri facilitatori. Facilitatori perché mettono il bambino nella condizione di interagire con le persone e con l'ambiente in modo efficace. Ma non solo questo, perché è vero che l'obiettivo primario dell'ausilio è quello proprio di favorire e promuovere l'autonomia nel bambino, ma è anche un altro obiettivo, quello altrettanto importante, proprio di sollevarlo, di sgravarlo anche dall'eccesso di fatica, dall'eccesso di sforzo, di impegno fisico, per far sì che lui possa concentrare le sue risorse, le sue energie in altri aspetti. Sto pensando ad esempio all'aspetto attentivo, a quello relazionale, a quello ludico, che poi sono tutte le richieste tipiche dell'ambiente in cui il bambino viene a vivere. Fra l'altro l'offerta del mercato, diciamo, degli ausili a tutt'oggi è un'offerta molto allettante, qualitativamente apprezzabile, alta veramente. Ci sono ausili per ogni esigenza, sia a livello appunto dell'età evolutiva che della persona adulta. E quindi all'interno di questi prodotti possiamo trovare degli strumenti che possono esserci utili per lavorare su una postura, per creare o facilitare un'autonomia all'interno della casa per quanto riguarda l'igiene personale e quindi la cura della persona o l'alimentazione, oppure il riposo stesso, oppure lo svago, il tempo libero. E qui credo che ci sia anche una necessità di stabilire veramente un'ottima relazione sia con il, chiamiamolo così, paziente, e sia anche con chi produce poi questi ausili, perché certamente vanno anche personalizzati. Certamente, sì, questa è una sinergia estremamente determinante. La dottoressa Sale parlava prima dell'alleanza terapeutica, che è determinante, certo. Perché la proposta dell'ausilio senza un'alleanza terapeutica con la famiglia non sarà mai accettato, non passerà mai, perché sappiamo tutti che l'accettazione dell'ausilio altro non è che l'accettazione della disabilità del proprio figlio. E fra l'altro bisogna anche dire che, diciamo, queste ditte fornitrici, questi gruppi che lavorano all'interno a questi strumenti utilizzano delle metodologie e delle strategie tipiche di altri settori, ma che puntano molto anche proprio sulla sperimentazione di prodotti nuovi e di prototipi, sulla ricerca.
A proposito appunto di questo, io volevo dire anche con un certo orgoglio che il nostro servizio di neuroriabilitazione dell'ULSS 16 è stato coinvolto in un progetto di ricerca nazionale sulla sperimentazione di un sistema di postura altamente, diciamo, sofisticato per bambini di età molto piccola e quindi inferiore all'anno. E questo progetto di ricerca è stato proposto anche a livello dell'Abile Expo di Bologna, ma anche a livello della Fiera Internazionale di Düsseldorf. E nel marzo 2010 è stato portato anche al Sitting Symposium di Vancouver, con un riscontro ed un interesse, un favore estremamente considerevoli. Certo, ed è anche questo, tra l'altro, che porta all'avanguardia anche la nostra sanità, come diceva il neo assessore della sanità geometra, eppure essendo geometra, insomma, dovrà occuparsi di questo. Speriamo che abbia anche una particolare attenzione nei confronti di realtà come queste, perché, insomma, come diceva il professor Battistella, il concetto di salute non è soltanto non ammalarsi, ma è uno star bene, ecco, quindi si guarisce soprattutto quando, e si guarisce quando si ha la sensazione veramente di star bene. Io vorrei chiederle, professore, se ci può dare qualche dato, un po' il quadro, la classificazione, per così dire, della disabilità. Ecco, un quadro così complessivo, qualche dato. Sì, beh, i dati sono abbastanza, diciamo, vistosi, perché in Italia possiamo diciamo, pensare a una popolazione di almeno 3 milioni di persone che sono portatrici di disabilità. Di questi, che rappresentano il 5% della popolazione, quindi è una vasta fetta con delle esigenze molto differenziate e di età appunto molto varia, e con quindi dei bisogni, e abbiamo visto oggi anche, per fortuna, sempre più accolti da noi operatori, con dei desideri che devono essere, diciamo, portati a buon fine e realizzati. La disabilità motoria è in prima linea, con più di 1 milione di soggetti portatori di disabilità motoria, ma anche la disabilità psichica, con oltre 700-800 mila persone, la fa, diciamo, da padrone rispetto ad altre disabilità che riguardano più gli deficit sensoriali, soprattutto quelli visivi e per ultimo quelli uditivi. Sicuramente l'approccio, diciamo, a questo tipo di patologie, e ricordiamo che in Italia circa 60 mila persone utilizzano la carrozzina, quindi un supporto per spostarsi. E possiamo anche, un altro dato curioso è che, e anche secondo me ottimistico, è che circa il 90% delle persone con disabilità vive in famiglia, solo il 10% vive in strutture dedicate. Questo, tutto sommato, mi pare che sia incoraggiante, perché se queste promesse, questi investimenti e questo lavorare in rete e questa, diciamo, diffusione della cultura della disabilità continua col progresso degli ultimi anni, penso che avremo veramente fatto un lavoro di ricostruzione di questo aspetto, che appunto ha avuto un medioevo non tanto antico. Ecco, quello che lei dice mi porta a chiedervi un po' quest'ultimo aspetto, almeno in questa sede, poi avremo modo in futuro anche di magari di affrontare altri aspetti, che è quello appunto della rete sociale. Quindi di una sensibilità diffusa nei confronti della disabilità, ma una sensibilità che non sia, diciamo così, una sensibilità solidaristica pura e semplice, poveretto, che cosa gli è successo. Io credo che nessun disabile si aspetti di sentirsi dire così, e lo abbiamo sentito molto chiaramente anche da Giordano. Si aspetta di essere valorizzato, credo, per quello che è. E a questo punto, dottoressa, l'importanza appunto della rete sociale, di chi vive intorno, quindi non soltanto la famiglia, ma la scuola, la comunità in qualche maniera. Certo. Il lavoro con il bambino disabile e la sua famiglia è un lavoro che, come dicevamo prima, è in equipe. Ci sono molte figure professionali che ruotano intorno ad ogni singola storia clinica e di vita.
il lavoro in equip si articola sia all'interno del servizio, quindi per quanto riguarda i progetti riabilitativi, gli interventi di supporto psichico, le varie visite mediche, ma anche si articola nelle varie istituzioni, cioè nel mondo esterno del bambino, che nella maggior parte dei casi ha a che fare con la scuola, ma può riguardare anche bambini che vivono in comunità e quindi tutto l'ambiente educativo. E il lavoro con la scuola è un lavoro importantissimo, sia per quanto riguarda gli aspetti curricolari scolastici, cioè di cercare di fare un lavoro sugli apprendimenti scolastici a misura per quel bambino, ma è anche importante per quanto riguarda lo sviluppo delle sue capacità relazionali, certo, con gli altri bambini. Quindi è un lavoro con gli insegnanti, è un lavoro con gli addetti all'assistenza ed è un lavoro di relazioni principalmente. Certo, benissimo. Allora io vi ringrazio per essere stati con noi, averci aiutato un po' a capire un po' meglio questo mondo. Ci diamo appuntamento, avremo occasione di riparlarne naturalmente ancora. E noi salutiamo i nostri ospiti con un servizio ancora di Francesca Iuculano. Il tema è sempre lo stesso, è un servizio di Treviso che ci dimostra come tutto quanto abbiamo detto sia diventato ormai da tempo, per fortuna, patrimonio anche di diverse realtà. Una di queste è la comunità Quadrifoglio, che lo scorso fine settimana ha celebrato 30 anni di vita. È nata in anni in cui i disabili adulti erano segregati nelle proprie case o negli istituti. Il Quadrifoglio ha inaugurato un nuovo modo di occuparsi di assistenza e di integrazione degli adulti diversamente abili già da molto tempo, valorizzando soprattutto l'autonomia del disabile. E a sostegno dell'attività del Quadrifoglio andrà anche il ricavato della 7ª edizione di Gelato di Marca, che si svolge in questo fine settimana in Piazza dei Signori a Treviso. Dunque vediamo come ci sia anche una sensibilità davvero di fare rete intorno a questi temi, a questi problemi. Entriamo allora con Francesca Iuculano nella storica sede di via Marchesan a Treviso, l'ex brefotrofio occupato abusivamente e poi concesso in comodato d'uso dalla provincia. Giacomini, che è il presidente della comunità alloggio Quadrifoglio, che vedete alle mie spalle. Da pochissimo, presidente, avete festeggiato il 30° compleanno di questa casa alloggio, che è speciale perché, diciamo, è la prima non solo nella Marca Trevigiana ma addirittura nel Veneto. Sì, penso di sì, è la prima nel Veneto, perché quando siamo nati 30 anni fa non esisteva niente di analogo. Io personalmente, la mia generazione non conosceva questo problema, era un problema, l'handicap, che non era evidente, non si vedevano queste persone. Quando 30 anni fa ho impattato in un paio di queste persone che mi hanno espresso i loro problemi, la loro voglia di essere autonomi, la loro voglia di essere gestori della propria esistenza, ho pensato che era opportuno aiutarli. Naturalmente non ero un esperto del settore, quindi non sapevo come cominciare. Ho messo un po' di buon senso, quel buon senso del padre di famiglia, e ho cercato di portare avanti tutto questo discorso. Naturalmente, evolvendo la cosa, ho trovato che le difficoltà maggiori erano quelle di dare loro un alloggio, di avere con le istituzioni un rapporto corretto e ufficializzato. E abbiamo cominciato così. All'inizio era un'avventura un po' sui generis, una specie di porto di mare, arrivava un po' di tutto. Ci sono stati momenti in cui c'erano 30-40 persone fra disabili, tossicodipendenti, etilisti, sbandati. Lei si ricorda in quanti eravate quando avete cominciato? Beh, quando abbiamo cominciato, quando io sono arrivato in questa realtà, in questa casa, che non si poteva definire casa perché era un rudere, tutto circondato da rovi, da sterpi, io ho incontrato quattro persone un po' particolari. Due erano disabili,
una signora, la Bruna, una ragazza veramente eccezionale perché nella sua disabilità già aveva le idee chiare. Un altro ragazzo, Luca, che era un po' l'espressione di un 68 ritardato all'80. E poi un obiettore di coscienza, il primo forse a Treviso, un obiettore, un carissimo ragazzo che ancora oggi è con noi e mi aiuta in questa avventura, è Fabio. E una signora, una volontaria, una certa Bianca, che era una persona un po' entusiasta. La comunità conta oggi 14 ospiti e il centro diurno 11. Si tratta di persone dall'età media di 50 anni e affette dalle più varie forme di disabilità fisica. Gli ospiti sono seguiti da 13 operatori sociosanitari, da due educatori e dai volontari dell'associazione Amici del Quadrifoglio, che conta una ventina di persone. Una casa alloggio, questa, nata nel 1980, anno che viene ricordato come il 68 della disabilità, ma ancora un punto di riferimento provinciale per il lavoro e la socializzazione di molte persone disabili. Siamo con uno degli operatori della comunità alloggio Quadrifoglio, siamo con Antonio che questa mattina ha lavorato con Mariella al computer. Mariella, che è una ragazza non udente, che è qui da noi, sta facendo un corso di fotografia con altri ragazzi dei CEO dell'azienda ULS e stavamo cercando di fare un riordino di tutte le fotografie che lei ha fatto, perché questo è uno dei progetti che noi facciamo per aiutare i ragazzi ad uscire verso l'esterno. Il corso viene fatto in città ed è fatto insieme ad un gruppo di studenti. E questo è l'altro aspetto dell'integrazione, perché è un progetto fatto tra ragazzi disabili e studenti delle scuole medie superiori. Il secondo progetto che noi abbiamo, ugualmente nella stessa identica forma, cioè con studenti, si svolge qui al Quadrifoglio il martedì pomeriggio ed è un progetto di teatro condiviso. Inizia a ottobre, poco dopo l'inizio delle scuole, e termina a giugno con il termine delle lezioni. Ogni anno ci viene assegnato un tema su cui lavorare. Quest'anno noi hanno detto con i diritti civili. È da 16 anni che lavoro qua e è il mio posto migliore. È già stata in altri posti prima? Sì, ero alla casa di Michela per un anno, però io non mi sono trovata bene. Quindi quando hai iniziato 16 anni fa, com'era la comunità alloggio e che cosa è cambiato in questi 16 anni? Beh, intanto il laboratorio adesso è più grande rispetto a 16 anni fa, più grande anche per noi che dobbiamo girarci con le carrozzine, avere i nostri spazi. Qual è il bello di stare qua? La compagnia, la socializzazione, di stare insieme, di capirci tra di noi, di volerci bene tra di noi più spesso e più andando avanti nei giorni. Io vivo qua dal 1987. Io per vivere ancora non mi va bene. Ho bisogno di vivere in compagnia. Bene, siamo arrivati alle battute conclusive di Fatti Nostri. Vi ricordo che andremo in replica anche domenica alle 18.30 e per chi non ha la possibilità di seguirci o ci ha seguito solo in parte, la settimana prossima Fatti Nostri sarà anche sul nostro canale YouTube www.youtube.com/telechiaraproduzioni. Ma la serata non finisce qui, perché adesso c'è
cioè, le storie di fatti nostri, anzi le storie di questa sera, è proprio una storia. Quella raccontata dai bambini della classe seconda A delle elementari Zanella di Vicenza che per restaurare la loro biblioteca sono diventati scrittori e investigatori. Oggetto dell'indagine è stata la loro stessa scuola che proprio l'anno scorso ha compiuto un secolo di vita. Un'iniziativa creativa, curiosa, ma soprattutto unica, che ha portato una piccola classe delle elementari a un inatteso quanto incredibile successo editoriale raccontato questa sera dalle loro stesse testimonianze e da quelle dei loro insegnanti che sono state raccolte da Giulia Salmaso. Dunque, dopo la pubblicità, non perdetevi la puntata di questa sera della storia delle storie di fatti nostri. Buona serata da parte mia.